D'accordo, andiamo a fare l'addestramento. Che non si sa mai che otteniamo quel Digin. Allora, qui c'è dell'erba da far crescere, il che vuol dire che molto probabilmente dovremo scendere da qui per riprendere o risalire dal Digin. Questo è il campo di addestramento psinergico. Se supererai le prove ti verrà consegnato un lasciapassare. Si tratta di un documento di cui avrai bisogno per varcare la porta che conduce alle rovine di Compa. D'accordo, quindi è per forza di cose una cosa da fare. Ehi, siete capaci di salire quassù? Se non ci riuscite non so come potrete mai superare le prove. E tu sai fare questo? Con la mano. Bambina di merda. Guarda qui la vera magia. Stronza. Adesso vengo lì e vi blocco a tutti. Vi blocco il giochino mettendo i sassi in mezzo. Perché sono una persona letteralmente di merda. Allora, in questo gioco impariamo una cosa nuova. Dicono che i guerrieri di Vale sarebbero capaci di superare tutte le prove in un battibaleno. Se tutto quello che ho sentito dire è vero, Isaac deve essere un guerriero formidabile. Guarda qui la magia. Mi spiace, non l'hai fatto tu, sono stato io. Spostiamo anche il secondo sasso. Ecco fatto. Saliamo sull'albero, che è una cosa nuova che il gioco ci permette di fare. E iniziamo a vedere cosa possiamo fare. Ovvio, se posso salire, posso anche scendere da un albero. Ecco fatto. Andiamoci a prendere il nuovo Digin. Che schifo, non ci fa. E la madonna, quanto è lungo. Ecco fatto. Ehi là, piccoletto. Ehi, ciao. Mi unirò a voi perché mi sembrate simpatici. Bellissima l'animazione. Il Digin Forgia si unisce a Geco. Forgia, questo spirito incarna le qualità rinvigorenti delle fiamme e si è unito alla squadra alla bottega di Brugola. Il suo potere rende gli alleati più temibili in battaglia. Ok, ci aumenta l'attacco. Allora, a chi possiamo darlo? Allora, in teoria è andato a noi. Il che non sarebbe male e il che vorrebbe dire che ci cambierebbe la classe. La darei a Caris però, che ha un pelino più bisogno di statistiche, onestamente. E otterrebbe squarcio. Noi perdiamo palla di fuoco, ma onestamente al momento ce ne facciamo veramente poco. Andiamo a parlare coi vecchi. Miei cari, cercate di superare tutte e quattro le prove del campo di addestramento psinergico. Se non lo farete, vedrete che sarete di giorno prima di quanto pensiate. Il quartiere dei pressi dell'orrore di compra non si farà entrare se prima non avete superato tutte le prove. Lo so, vecchia. Questo è il campo di addestramento psinergico. Potete mettervi alla prova ripercorrendo i passi dei leggendari guerrieri di Vale. Volete affrontare le prove? Siamo pronti. È ora di iniziare, nuovi guerrieri di Vale. Entrate nella leggenda. Sono il figlio di uno dei guerrieri di Vale. Anzi, siamo tutti e tre i figli. 10 minuti, Ping! Allora, vediamo, la prova di Mercurio. La prima zona ripercorre i passi di Isaac prima al primo faro che hanno acceso il sole d'oro, il faro di Mercurio. Spero che leggere le cose non ci faccia perdere tempo. Questo faro incarnava l'energia elementare dell'acqua, che si combinò con gli altri tre elementi per liberare il potere dell'alchimia. Si trova nell'hangar, nei pressi di Emil, ed è stato uno dei quattro fari riaccesi per scatenare il fenomeno del sole d'oro. Ok, no, il tempo non ce lo fa perdere. Attaccare i nemici con il fuoco per aprirvi la strada. D'accordo, grande capo. Terry, palla di fuoco. Kapum. Tra l'altro, dovremmo mettercelo come abilità. Andiamo, allora, spostiamo i tronchi. Ecco qui. Mettiamoci intanto questo qui. Anche se Terry, poverino, non ha abbastanza psi-energia. Spostalo più in qua. Perfetto. Vai. Vai, bravo. Questo lo buttiamo in acqua. E via. Beh, in realtà non serviva a spostarlo, però fa niente. Dunque, attacco. Scatush. Ah, quello è l'albero. Trit. Com'è che si chiamava? Cavolo, non mi ricordo. Trit, forse. È passato un po' di tempo, effettivamente, Allora, tac. Lo so. E tac. Dobbiamo aspettare? Vai. Allora, qui abbiamo Saturos. Attacca. Devo attaccarlo più volte? Congratulazioni. 10 minuti per fare questa prova, davvero? Madonna mia.
Quest'area può sembrare una giostra su un carosello, ma non lo è, credetemi. Dovrete risolvere tutti gli enigmi per raggiungere il faro di Venere. Il faro di Venere incanalava l'energia elementare della Terra, che si combinò con gli altri tre elementi. Si trova nel Gondwan ed è stato uno dei quattro. Sì, ok. Dice tutte la stessa cosa, cambia solo l'elemento. Allora, 10 minuti per zona. Non penso sarà difficile. Allora, la seconda area ripercorre i passi di Isaac al faro di Venere, attraversando l'est del continente dell'Angara fino al Gondwan. O Gondwan, non lo so. Questo vasto continente si trova nel sud dell'Angara. Durante la loro storica impresa, i guerrieri di Vale si sono recati qui per attivare il faro di Venere. A causa degli effetti del sole d'oro, il Gondwan si è poi separato dall'Angara. Poi di qua. Quando il faro di Mercurio venne riacceso, il potere elementare dell'acqua tornò ad inondare il mondo. Beh, non proprio in realtà, però. Usa il carrello per arrivare alla prossima sezione degli ostacoli. Usa gli scambi per andare nella direzione giusta. Vediamo quindi quali sono le direzioni giuste. Allora, questo lo attiviamo. Poi, di qua a sinistra. Dai. Di qua a sinistra ci porta qua sopra. Questo vuol dire che deve girare. Di qua è giusto che vada a destra. Dai però. Perfetto. Vuoi interrompere l'addestramento? No, perché? Chi cacchio clicca? Perché? Boh, vabbè. Per qualche arcano motivo. Allora, qui gira. Qua è giusto. E quindi di là è perfetto. Allora, saliamo sul carrello. Che poi non ho neanche idea di come... Scusami. Boh, vabbè. Non so neanche come abbia fatto a uscire il messaggio "vuoi interrompere la prova". Così, a caso. Shum! Oh no, a cavolo. Oh no, abbiamo perso tempo. Ero convintissimo che fosse giusta, invece... Maledizione. Questo ci fa perdere tempo. Vabbè, abbiamo 10 minuti, voglio dire. Peccato. Vabbè, vabbè, vabbè. Tanto adesso l'abbiamo fatto giusto, quel che vuol dire che non dovremmo perdere tempo. Peccato, cavolo. E che non ci ho fatto proprio caso che era... Che era un trabocchetto stupidissimo, eh. Perché ti mette sinistra, che è la direzione giusta, ma dovevi girare prima a destra e poi saltare a sinistra. Era una stupidata. Dunque, sconfiggi il Kraken nel mare del Karagol. Il calamaro gigante che seminava il terrore nel mare del Karagol, rovesciando tutte le navi che si capitavano a tiro, fu sconfitto dai guerrieri di Vale, giustamente. Aspetta. Abbiamo saltato un pezzo. Mare di Karagol. Questo grande mare interno si trova tra l'Angara e il Gondwan, ma quando il sole d'oro separò questi due continenti, il mare di Karagol divenne parte dell'oceano. Ottimo da sapere. Allora, di qua. Attacca. Perfetto. Aspettiamo che torni l'alta. Ecco qui. E ora dobbiamo aspettare il Kraken. Vai. Andata. A parte che purtroppo i fogli, che penso sia un problema dell'emulatore qui, non si bruciano. Forse era così anche nel gioco originale. Non vorrei dire, però potrebbe anche essere. Allora, cosa abbiamo? Ah, Saturos e Adexia abbiamo. Questo vuol dire che l'ultimo degli incontri che faremo, sappiamo benissimo chi era il boss finale del gioco precedente. Ecco qui. Allora, che brutta la faccia di Adexia, porrellina. Allora, Adexia che è la più facile e... via con Saturos. Si trasformeranno nel drago? Non credo. Qua purtroppo ci abbiamo messo un minutino di più anche, mi sa. Più del dovuto. L'energia rilasciata dai primi due fari alterò drasticamente il paesaggio nel quale si muovevano i nostri eroi. La vostra più grande sfida per questo percorso sarà trovare un passaggio sicuro per il faro di Giove. Non ho cliccato, mannaggia. Tanto adesso me lo fa leggere di sicuro, forse, spero. Allora...
Questa zona rivisita la missione del faro di Giove che portò gli eroi da Hydra a Ossenia. Qui incontrarono Pierce di Lemuria. Madonna, quante informazioni qua. L'energia del vento si trovava nell'Attica, un continente a ovest del Gondwan. Mentre Indra, un tempo questo continente si trovava a est del Gondwan, ma gli eventi di 30 anni fa l'hanno allontanato. Qui i guerrieri di Val trovarono la nave che usarono in molti dei loro viaggi. Ossenia, questo grande continente si trova oltre l'oceano, situato al sud dell'Angara. Durante la loro impresa, quando usarono la psiconergia del vento, i guerrieri di Vale scalarono l'immensa roccia dell'aria che si trova qui. Oh, non ho fatto in tempo a fine di leggere. Leggiamo di Pierce. Questo adepto dell'acqua è uno dei guerrieri di Vale guidati da Felix 30 anni fa. Appartiene alla civiltà perduta di Lemuria e naviga per il mondo a bordo della sua nave antica in cerca di misteri su cui indagare. Lemuria, quest'isola leggendaria, perennemente circondata dalle nebbie, si trova in una civiltà molto avanzata che vive separata dal resto del mondo. Il tempo scorre molto lentamente qui e gli abitanti dell'isola viaggiano spesso su potenti navi per tenersi in contatto con il resto del mondo. Il che vuol dire che ora Lemuria è aperta, ma noi possiamo andarci? Non lo so. Lo scopriremo. Di qua che cosa abbiamo? L'antica Lemuria cadde in rovina anche a causa della violenza di Poseidone. Poseidone, questo dio del mare, impediva il passaggio delle navi che si avvicinavano a lui. I guerrieri di Vale dovettero tenere il tridente di Hanhokol per riuscire a batterlo. Ma come si può sconfiggere un dio dei mari? Con il tridente, ovviamente. Fai tirar fuori la lingua dalla statua del Gran Gagomba. Madonna, il Gran Gagomba. Un'enorme statua che un tempo veniva venerata in un villaggio situato nel Gondwan centrale. Tramite questa statua era possibile accedere a un grande labirinto meccanico alimentato dalla psienergia. D'accordo, tiriamo la lingua fuori. Vai, Gagomba. Che belle tutte ste animazioni del culo. Poi, che cosa abbiamo qui? Allora, abbiamo il passaggio del vento, che quindi dobbiamo spostare le rocce. Allora, spostiamo questo di qua. Perfetto, poi... No, cavolo, sono andato troppo avanti. Questo lo spostiamo di qua. Ed infine... Perché? Maledizione. Dicevo, infine, questo più in qua. Fatto. Qua che cosa abbiamo? Ricostruisci il tridente di Hanhokol per sconfiggere Poseidone, il dio dei mari. D'accordo, serve il tridente, quindi. Dai. Di qua. Ah, questi sono i mulini che... Madonna mia, quanto sono lenti. I mulini d'acqua che ci impedivano di passare, immagino. Mamma mia, quanto sono lenti però. Ah, però aspetta, certo, io ancora penso con la mentalità... Ho mandato avanti veloce il gioco, scusami. Io ancora penso con la mentalità dei giochi vecchi, dove devo per forza essergli davanti per poter fare l'azione. Tra l'altro ho usato per sbaglio il tasto che velocizza il gioco. Posso andare di qua? Certo che posso andare. Tu vieni di qua. Fermo, 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 fammi salire, non farmi rifare tutto il percorso, per favore. Ah, maledizione. Vabbè, aspettiamo un attimo. Ecco qua. E ora aspettiamo di nuovo, con molta, molta calma. Potrebbero farli un attimo più veloci sti mulini, eh. Capisco che siamo inizio gioco e letteralmente chi non conosce nulla non sa cosa deve fare qui, però cavolo. Ecco fatto. Oh. Lo so, hai ragione. Ecco qua. E il tridente a posto. Ora dobbiamo rompere i pugni e la faccia a Poseidone. Il che vuol dire che dobbiamo aspettare che tutte le casse si allineino. Ecco fatto. E ora mettiamo palla di fuoco. No, fermo. Questo attacca e via. Il primo pugno è andato. Gli attacchiamo già la faccia? Certo che gli attacchiamo la faccia. E infine l'ultimo pugno. Missione completata. Certo che però davvero, quanto devi essere leso per metterci 10 minuti per fare sta parte? Cioè, onesto, con tutto il bene che puoi volere a un bambino che gioca a sto gioco, ma 10 minuti per fare sta parte vuol dire che veramente neanche ci stai provando.
Allora, Agatio e Karst. Addio a tutti e due. No, stupida palla di fuoco. Non è abbastanza pipì. Oh, maledizione. Tiè. Missione completata. 4 minuti. Fin troppo tempo ci abbiamo messo, davvero. Non dovevo metterci così tanto tempo. I guerrieri attraversarono terre pericolose per arrivare ai primi tre fari, ma il quarto fu il più difficile da raggiungere. Oddio. Difficile no, il problema è che c'erano tanti ostacoli. Dovrete superare il ghiaccio e la neve per raggiungere il faro di Marte. Là vi aspetta un drago, sconfiggetelo. Faro di Marte. Questo faro incanalava l'energia del fuoco, sì sì sì. Si trova nelle lande a nord dell'hangar ed è stato uno dei quattro fari, certo. Basta, solo questo ci dice? Non ci dice dove, come, quando. Uno. Via. Vediamo. I manufatti degli Anemos, una leggendaria tribù di adepti del vento che vive in una civiltà volante. A quanto pare tutti gli adepti del vento discendono dagli Anemos. Resero la nave degli eroi in grado di volare. Grazie ad essa riuscirono a raggiungere il faro di Marte. Mentre di qua, quando tutti e quattro i fari vennero riaccesi, apparve il sole d'oro che riportò il potere dell'alchimia nel mondo. Allora, tac. Poi, tac. Stata cluncia. Tac. Ecco qua. E infine ne manca solo una. Per dimostrare il tuo valore contro l'incarnazione di Marte, sali in cima al faro. L'incarnazione di Marte è un drago e non è che... Vediamo. Non so se si è servito a qualcosa, però. D'altronde, in realtà, tutto questo serve solo per il passaggio dopo, neanche il prima. Ecco fatto. Tra l'altro, boh, chissà se serviva a qualcosa far sciogliere quel pezzo lì. Comunque, giusto per sicurezza, io li sciolgo, poi vedremo. Allora, usiamo il turbine. Che in realtà noi siamo in mezzo alle scale, ci avrebbe dovuto spingere di sotto, però shh, va benissimo così, giusto? Allora, vai fin qua. Ancora, spostati di uno. Bravo. Vieni fin qua. Ah, che palle. Allora, aspetta, per fortuna non dobbiamo per forza di cose ormai metterci per sempre davanti agli oggetti per spostarli. Il problema è che è comunque comodo mettersi davanti per spostarle ste cose. Vai. Ecco qui. Di qua. Ancora uno. Vai. Perfetto. E l'ultimo. Ecco qua. Problema risolto. Dunque, sciogliamo il fuoco. Saliamo di sopra. Ecco qua. E andiamo a sciogliere anche l'ultimo, no? Perché? Perché mi chiedi di interrompere? Non è che se mi metto a girare 2 secondi di più vuol dire che sono stupido e non riesco a passare, eh. Ecco fatto. Vuoi interrompere la prova? No, perché? Maledetto. Allora, dobbiamo aspettare che purtroppo passi, perché se no mi brucia la piantina. Dobbiamo aspettare che vada dall'altra parte. Ecco. Sì, dovrebbe esserci abbastanza spazio qui. Perfetto, vai vai vai. Eccoci qua. Il faro di Marte, l'ultimo dei fari. Karst. E infine anche Agatio ci saluta. Sono il drago. E ci sono due forzieri. Sì, vabbè.
compare drago negato. Negato poi, perché negato? Non penso che la nostra psi energia possa fargli grandi danni. Per ovvia ragione, però proviamo. Sono abbastanza sicuro che la palla di fuoco sia la scelta migliore, però. Anzi, prima facciamo forgia, così ci aumentiamo l'attacco. E andiamo di selce. Vai! Forgia! Più 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 più! Un po' poche, eh? Vediamo. 42. 47. Presagio oscuro. No, dai! Non puoi mettermi al primo boss lista kill così infame. Allora, andiamo di evocazione. Noi di venere. Tu vai di turbine. E tu vai, no, di Marte. Turbine. 23, poco, eh. Venere. Perfetto. Marte. 57, che sono i danni esattamente che volevamo. Ahia, stronzo. Ok, ok. Ok. Allora, allora. Noi curiamo Caris. Caris purtroppo non fa moltissimo e Forgia ancora non è attivo. E questo vuol dire che tu palla di fuoco. Doppio colpo. Più più. Caris, per favore, non mi crepare. Palla di fuoco! Che ovviamente è il danno più utile che ci serviva. Ma perché te la prendi solo con lei, bastardo? Perché è l'elemento debole, lo so benissimo il perché. E noi tra poco moriamo. Ci mancano 3 turni all'edizione. Attacca e tu... palla di fuoco! Anche se è l'ultima palla di fuoco che potremmo fare. Andata. Tutang. Il suono di una chitarra, il suono è passato. Parabaram. Param parabaram. Pam param parabaram. Ovviamente salivamo tutti di livello. Il punto è, non mi ricordo se i forzieri ne posso scegliere solo uno. Congratulazioni. 3 minuti, dai, non male. No, forse me li fa scegliere tutti e due. Oh, forse sono tutte e due cavolate, eh. Però direi di controllarle entrambi. Proviamo il destra. No, ti prego, non dirmi che in tutti e due c'è lascia passare. Sicuro, porca miseria, di sicuro. Ovvio. Neanche la possibilità della scelta per davvero, eh. Avete superato la sfida, vi siete meritati il premio, l'importantissimo lascia passare. Ne avrete bisogno per superare la porta di Compa. Avete già completato la prova di base del campo di addestramento psienergico. Se volete potete cimentarvi in una sfida più impegnativa, che ne dite? Ok, no, direi che è molto probabile che serva qualche livellino in più per fare la prova. Non è detto, però mai dire di no. In ogni caso abbiamo ottenuto il lascia passare. Direi che è una vittoria.